Buongiorno a tutti, qui Gaetano Martelli e siamo pronti per un nuovo episodio del canale di Loud Travelers. Quest'oggi inizierò una nuova rubrica che parlerà solo del cibo, della miglior street food che possiamo trovare in Messico. E quale posto migliore se non questo? La capitale del cibo di strada del mondo, dove possiamo trovare qualsiasi tipo di cibo, dal fritto al grigliato e qualsiasi tipo di animale. Infatti dopo vi porterò nei mercati con me a provare i cibi più strani. Quest'oggi non sono solo, ma sono in compagnia di due amici, con Moritz, direttamente dalla Germania. Hola amigos! E con José, direttamente dalla Spagna. Hello. Quindi vedremo un po' un italiano, un tedesco e uno spagnolo a provare il cibo messicano. Andiamo! Eres verdad que eres la mejor chilaquiles del México? Es la mejor. Per la nostra prima tappa del tour gastronomico siamo venuti in questo posto che si chiama La Esquilas de la Chilaquiles. E si trova all'angolo tra Alfonso Reyes e Tamaulipas. È questa piccola tenda che si può trovare anche su Google Maps, TripAdvisor, quindi è famosissima ed è menzionata come una delle colazioni migliori che esistono qui in Messico. Infatti si può vedere dalla fila che c'è alle mie spalle, è quasi un'ora che stiamo aspettando per avere questi panini. Si tratta di una torta di chilaquiles che è un pane con all'interno una cotoletta alla milanese, dei fagioli, una salsa verde, queso Oaxaca che è un formaggio buonissimo e poi sarà della cipolla e del cilantro. Buen dia. Andiamo, vamos. Che costa la torta? Sì, muy riquísima. Torta de la güera, torta de chilaquil, de cochinita, de milanesa y al pastore, recomendable. Saludos hasta Italia. Muchas gracias, Nico. Buen día. Bye bye. Lo assaggiamo e vi dirò com'è. È un mix di piacere assurdo. Mi sono appena sporcato tutto con un pezzo di pollo che mi è caduto addosso. Adesso mi godo il panino e ci vediamo alla prossima tappa. Ciao a tutti! Come seconda tappa siamo arrivati al mercato di San Juan, uno dei mercati più antichi del Messico, anche definito come il mercato delle carni esotiche. Abbiamo un menù degustazione di jabalí, avestruz, cocodrilo, búfalo, león, antílope, cebra. Chi è la tigre? Tigre, león. León. Aquí, míralo. León, dos pesas. 200. 160. Anzi, costa veramente poco, costa 7-8 euro. Una bistecca di 150 grammi di carne di leone, sarà mai possibile? In questo momento io mi sto dirigendo a provare uno scorpione, cavallette e vermi, questi insetti che non ho mai provato in vita mia. Bien, bienvenido a México. Grazie amico, buon dia. Ci siamo fermati qui in questa postazione dove il nostro amico ci sta mostrando tutti gli animali che hanno e credetemi, fa veramente paura, mi sta venendo da vomitare solo nel guardare quello che sta succedendo. Guardate qui che abbiamo. Cavallette. Che eres iso? Io sono cucaracce di Madagascar. Eres buena? Sei buena. Está crujiente por fuera, pero viscoso por dentro. Ah, ok, perfecto. Sí. Como bomba, jugosos pero viscosos. Guys, are you ready to try something? Yeah, I'm not sure. We should start with something low, I would say. No, ragazzi, non ci posso credere. Questa è la cosa più terrificante che possa mai assaggiare. Abbiamo trovato il posto giusto, assaggiamo tre scorpioni per la modica cifra di 8 euro e tre shot di mezcal che ci vengono offerti stesso dal ragazzo che lavora qui. Tutta la preparazione per mangiare il nostro scorpione. Nico, qual è il nome da qui? Los coyotes. Abbiamo un sacco di tarantola. Ah sì? Il ragazzo ci ha preparato un piattino singolo con uno scorpione, un limone e del piccante. E dopo avremo un mezcal fatto con della marijuana in questo piccolo sciottino. Quindi ragazzi... Qui le spuzza un lemon, on top. Guys, è arrivato il momento di assaggiare. Mezcal marijuana. Ragazzi,
è disgustoso. Non so, sapore stranissimo. E nel momento in cui lo mordi c'è un liquido che ti rilascia dentro, molto croccante. L'ho provato e non lo proverò più. Adesso è il turno del nostro amico spagnolo. Sometimes good, sometimes no. Siamo arrivati in quest'altra tenda e qui hanno certi animali assurdi, hanno le blatte, delle blatte del Madagascar. Ci stanno ciapuline, ci sono vermi, ci sono cavallette, ci sta la tarantola, ci sta lo scorpione, ci stanno, questa è la formica, la parte dietro è una formica ricoperta da cioccolato. E qui abbiamo tutti i tipi di vermi possibili e immaginabili. E quello che andremo a mangiare adesso, ragazzi, è un verme 100 piedi, una cavalletta e per finire abbiamo una blatta, ragazzi, questo sembra disgustosa, ma assaggiamo, vai. Proviamo, iniziamo con il primo. Sì, sì, è anche difficilissimo prenderlo, proviamo con questo verme. Per il secondo assaggio abbiamo una, qual è il nome? Una chapulines, che è una specie di cavalletta piccola. La chapulines è uno dei miei cibi preferiti, è buono perché ha un sapore un po' acido ed è anche molto salata, quindi è buona nel palato, si può mangiare tranquillamente. E adesso abbiamo una delle cose più disgustose che ci sono, è una platta piccolina. Assaggiamo, vai. Ragazzi, quest'ultima è disgustosa, sia come sia come animale nella realtà, è veramente assurda, ha un sapore super amaro all'interno dello stomaco, c'è una cosa che dura e nel momento in cui la mordi tipo un liquido che ti rilascia nella bocca che è osceno, è acido. Basta, me ne devo andare da questo posto. Vamos! Questo che vi sto mostrando adesso si chiama mamey ed è un frutto che cresce tipicamente e solamente qui in Messico. Assaggiamo com'è? Mi ha detto una specie di mango. Grazie, è buonissimo, l'incrocio tra una papaya, un mango, un fico. È dolcissimo e in bocca tipo si scioglie in bocca. È delizia. Perdió 2-1 era este. 3-1. Ahí sí. Con nostro amico José andiamo a provare il. Qual è il suo nome? Si chiama? Chico Zapote. Andiamo a provare Chico Zapote, un altro frutto messicano che non ho mai provato prima. Del colore strano, sembra un po' il colore di un cocco marroncino. Sale uguale o no? No, è sta completamente. No. Veramente non mi piace. È super dolce, super acido, ha una texture stranissima, è fatto di tantissimi puntini all'interno che si possono masticare. Non uno dei miei frutti preferiti. I spit out on the street. Disculpa, qual era il nome di questa frutta? Qual? Questa. Ah, carambolo o star fruit? Carambolo, la frutta delle stelle. Infatti la forma è la forma di una stella. Andiamola ad assaggiare. Ci ho fatto un prezzo di favore, 40 centesimi, un pezzo piccolo che pesa 250 grammi e lo assaggiamo. Già se può comer. Ha detto l'amico, ha detto, questo si chiama anche frutto della passione ed è un buon frutto per coher, che qui significa per fare l'amore. Però in maniera un po' più volgare. Assaggiamo. Questo lo assaggiamo con tutta la pelle. La verde todavía. Un po' acido, un misto tra un kiwi e un limone. La verde todavía. Sì. Falta un pochito de madurar, pero está buena. Vamos. ¡Viva México, cabrones! ¿Qué carne tienes aquí? Tengo carne de cerdo, de
Fernando. Ma tienes intestino también? También tengo, se no, no viviría. Ci pensavo con il mio amico, questo è uno dei posti dove vengo sempre, Anthony, dove lui prepara la carne per i nostri tacos che mangiamo e ci sta intestino, ci sta cuore, occhi. Molto buono ci sapore. È molto buono. Voglio salire nel Facebook. Sì o no? Che tal me veo? Che tal lo e questo ragazzi ve lo consiglio, è uno dei posti migliori che c'è qua a Città del Messico, Taqueria Arandas. Una delle cose più buone che abbia mai bevuto qui in Messico è questa acqua de Jamaica, che è una pianta che in Italia non abbiamo, che è una cosa che mi mancherà tantissimo quando ritornerò e me ne andrò da qui. Ho ordinato come sempre un ordine di 3 tacos, di 3 gringas al pastor. Pastor è quella carne che vi ho fatto vedere sotto, un po' una carne di kebab come la chiamiamo in Italia, ma è diversa perché è molto più saporita, e all'interno ci sarà un formaggio grigliato, questa carne al pastor, cipolla, cilantro e ananas, ragazzi. L'accostamento di ananas e carne di maiale è una cosa eccezionale, ve la faccio vedere appena arriva. È appena arrivato il nostro piatto, ho ordinato quest'ordine di 3 gringas, assaggiamole una e vi faccio sapere com'è. È gigante! È piena d'olio e di grasso, perché questo lo immergono nel grasso della carne, ci mettono dell'olio sopra, delle varie salse e si mangia. Assaggiamo. Ragazzi, questo è un vero orgasmo per il palato, è uno dei piatti più buoni messicani. Adesso vi lascio perché finisco di mangiare, ci vediamo alla prossima tappa, ciao! Per la quarta tappa del nostro video siamo venuti in un posto un po' differente, la Churreria El Moro. La Churreria El Moro è una delle più antiche che c'è in Mexico City, a Città del Messico, e questa è una delle sedi che ha più di 100 anni di storia, si trova proprio al centro di Città del Messico. Andremo a provare i churros, che è questo tipico dolce messicano, che si può essere definito un po' come una graffa che abbiamo a Napoli, oppure come una donut. È buonissimo! È croccante al punto giusto, e per questo ho scelto di metterlo nello zucchero con la cannella, e all'interno non ci ho messo niente perché normalmente si può fare anche con vari gusti diversi. L'ho preso così puro e ragazzi è spettacolare, è una cosa buonissima. Dovete provarlo assolutamente. Ci godiamo un po' il caffè e passiamo alla prossima tappa del nostro street food tour in Mexico City. Bienvenido a los mejores tacos del mundo. Tappa del nostro video alla scoperta del cibo di strada messicano, siamo arrivati in questa taqueria in calle Maddalena, dove hanno uno dei migliori tacos che c'è qui a Città del Messico. Hanno tacos anche con lo stick argentino e la carne brasiliana. Adesso in compagnia dei nostri amici sempre José e Moritz, che non aveva più fame ma sta continuando a mangiare, assaggiamo anche quest'ultimo tacos. Come si chiama il nome di questo lugar? Con parrilla de paso, tacos argentinos. Del club de la Santa. ¿No decirlo? ¿Cuál es el taco mejor que tienes? El lomo. El lomo. Uno de cislón y uno al pastor. Dos tacos, sí, gracias. Assaggiamo uno di sirloin che è una bistecca e uno sta al pastor che è la carne di porco, un po' di salsa piccante. Sirloin, bistecca, sirloin, salsa. Questa è una salsa verde, habanero, è una delle più piccanti del Messico. L'ultimo tocco, la ciliegina sulla torta. E il limone. Adesso siamo pronti per mangiarlo. Assaggiamo il taco al pastor. Wow, è so cool. No,
è piccantissimo, è un tacos fantastico. Non c'è modo migliore di finire la serata con un tacos del genere. Adesso me lo gusto. Il nostro tour alla scoperta del cibo di strada messicano è terminato. Ho la pancia pienissima, ho mangiato tanti di quei tacos che devo solo tornare a casa. Se vi è piaciuto il video e vi piace l'idea di questa nuova rubrica, fatemelo sapere nei commenti, lasciatemi un like e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale YouTube Loud Travelers. Andiamo a prendere il pullman che si torna a casa. Moritz, che ne pensi di questa esperienza e di questo video che abbiamo fatto oggi? One of the most special things was eating a scorpion. I never did before, it was really funny. And actually didn't taste too bad, so you all should try. Yes.